Ma non c'è, non c'è. Eppure dovrebbe essere qua. No, non c'è neanche qui. Ma da qualche parte sarà. E nonostante non ci sia, come credevamo, una gigantesca D in piazza, dopo Adi Ancona, Billy Bologna e Ciricomo, l'episodio che forse tutta l'Italia stava aspettando da quando abbiamo iniziato questa serie. Bibi Domodossola. E ne abbiamo due, quindi lei è in partenza per una di queste città. Ma quante volte Domodossola vi ha salvato a nome cose città? Vi ha fatto guadagnare pochi punti, però quei 5 punti li abbiamo portati a casa. Spieghiamo alle pischelle che non lo sanno. Se due persone mettono la stessa parola, si beccano 5 punti invece di 10. Quindi su Domodossola si prendeva tutti 5 e si andava avanti. Lo sapevamo tutti. Com'è fatta Domodossola? Che se magna a Domodossola? Che c'è? Cosa si vede? Che si fa a Domodossola? Allora io direi, intanto per colazione, ho pensato a un posticino figo. Oddio, non vedo l'ora. Colazione da pasticceria Tisti, che si chiama così perché il pasticcere qui è Fabio Tisti, che ha fatto un sacco di esperienze in Italia e all'estero, tra cui essere responsabile di pasticceria di Alain Ducasse. E quindi noi non facciamo colazione qua. Questa cosa qui è un muffin fatto con l'impasto del croissant, quindi diciamo che è un croffin. Si poteva fare farcito e io ho detto no, perché volevamo assaggiare in purezza l'impasto del croissant della pasticceria Tisti. Oh, il rumore del paradiso. Posso dire? Ciao Francia? Guarda qui sotto, vedo questa parte un po' più untina. Questo è tutto burro, eh? Oh mamma mia. Tra l'altro croccantissimo fuori ma morbido dentro. Il maestro Ducasse sarebbe molto fiero di te. Tu sei tutt'uno. Io non dico nulla, faccio solo vedere. Pieno cioccolato, guardate che sfogliatura. Guarda che bello. Oddio, quanto è lui, è tutto burro. C'è tutto quello che un pieno cioccolato deve avere: croccantezza, morbidezza e cioccolatosità. Questo è un New Yorker, quindi sempre pasta di croissant, ma a forma di cilindro, con sopra della crema alla nocciola e, mi dicono, dentro c'è del caramello. Oddio! Dentro c'è del caramello vero, non è la salsa al caramello, dei topping. Pure la barretta di cioccolato che era dentro il pene cioccolatiale è fatta da zero, cioè a partire dalle fave di cacao. E anche questa crema di nocciola è fatta a partire da zero. C'è una roba, guarda, guarda, guarda come scuola, guarda. Somewhere happy, somewhere sad, some of them might look. Solo per questo qui, tappa a Domodossola. Allora, noi avevamo ordinato quello che avete visto. Poi è arrivato molto altro. Allora abbiamo macaron al ribes, al pistacchio, al limone e al caramello salato. Partiamo dai macaron. È morbidissimo, soffice, croccante. Il ripieno è meraviglioso. Io non ho parole. Pistacchio. Il macaron da solo è fatto veramente per regolarti. È sa di pistacchio, vero, ovviamente. Che buono questo, che delicatissimo, che buono. A chi poteva toccare caramello? Qui si vola ovviamente, la puntina di sale fa tutto. Poi abbiamo i nostri mignon, questo è gli arachidi, cioccolato bianco e mirtillo, il nostro mignon all'ace e questo qui, fragola, yuzu e pepe nero. Questo è il paradiso in miniatura. Sa di sneakers? Sarebbe un'offesa dire che sa di sneakers. Arachide del paradiso si chiama, proprio così. Mi dispiace che non c'è mia suocera oggi, perché questo sarebbe stato probabilmente il giorno più bello della sua vita. Non avevo dubbi, la devo mangiare così. La qualità di qualsiasi cosa qui dentro è incredibile. Assaggiamo il micro pasticcino all'ace. È fantastico, un ace soglio ovviamente. Non mi ricordo cosa c'era, ma secondo me c'è la fragola. Yuzu e qualcos'altro, è agrumato, fruttato, tutto bilanciato dentro una cosa piccola così. Con
Where the Furies Go, la doggy bag non esiste, le mangiamo tutto. Allora, posso dire? Una delle migliori pasticcerie degli ultimi anni, e includo tutto il mondo nel discorso. Sì, sì, confermo. Compresa la Francia. Siamo venuti qua con delle ottime aspettative, visto il curriculum del pasticcere, ma qua ragazzi si esagera. E c'era tanta di quella roba salata da assaggiare, mamma Porca miseria. Mentre parlavamo sono usciti dei croissant burrata e mortadella, salsiccia e peperoni. Ah, raga, una roba. Melanzane alla parmigiana nel croissant. Mi è dispiaciuto un po' delle mani, non gliela faccio, ragazzi. Purtroppo anche noi abbiamo un fondo. Venite voi ad assaggiare i croissant salati, taggateci e fateci sapere se erano buoni. Poi uno staff gentilissimo ci hanno offerto i macaron, i mignon e anche due cucchiaini di gelato che mi hanno fatto rimpiangere di non avere lo spazio per un cono intero. E tra l'altro anche il prezzo è fantastico, perché sì, a parte le cose che ci hanno regalato, ma per i tre lievitati che abbiamo preso più due caffè abbiamo speso solo 8 euro. Sì, un prezzone considerata la qualità di quello che abbiamo mangiato. Insomma, pasticceria Tisti, super 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 consigliata. Andiamo a fare un giro in paese? Andiamo. Non lo sapete, ma Domodossola non fa provincia, ma fa parte di una provincia triplice di Verbano, Cusio, Ossola. Domodossola conta circa 17.000 abitanti, quindi una città piccola piccola piccola, però è la capitale, diciamo il centro di riferimento della Val d'Ossola. Qui attorno in realtà le valli sono ben 7 e ci sarebbe da girare tra tutte queste valli almeno un giorno per valle, io direi. Domodossola è veramente un gioiellino, bella bella bella. Quindi la piazza dove siamo adesso è la piazza del mercato, che è un piccolo gioiello di architettura rinascimentale. Domodossola è piena di palazzi storici e, al contrario di come potreste pensare, questa città pullula di gioventù, pullula di locali, non è proprio una città vibrante. Bello 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 passare una giornata qui. Siamo in Piazza Fontana e alle nostre spalle c'è una foto che commemora la Repubblica Partigiana dell'Ossola, che è durata solo 43 giorni. I partigiani ossolani si sono ribellati al governo fascista dell'epoca e si sono autogovernati. Durante questi 43 giorni di libertà, gli abitanti di Domodossola si sono amministrati in maniera autonoma tramite un consiglio del quale faceva parte anche Gisella Florianini, la prima donna in assoluto ad avere un incarico governativo in Italia. Battaglie civili di Alessia Edoardi. Carissima amministrazione comunale Domodossola, facciamola sta benedetta D in piazza, una bella D gigantesca, perché quando uno arriva se l'aspetta. E poi fate un sacco di soldi, ma sai quante foto? Sai quante foto? Ci mettete l'hashtag D di Domodossola, tutto attaccato, viene una cosa bella per i social. Carambata, non solo abbiamo una fan a Domodossola, ma è la figlia del sindaco. E ho parlato al telefono col sindaco. Quindi ho già inoltrato la nostra ufficiale richiesta di costruire una D gigante in centro. Ragazzi, seguite, seguite, seguite. Si può girare tutto il mondo con loro. Mitici, siete numeri uno. Se volete fare una pausa simpatica passeggiando per le bellissime vie di Domodossola, vi consigliamo un caffettino, anzi uno specialty coffee, qui da Senzolato. È proprio in Piazza del Mercato, un posticino molto carino dove ci dicono fanno degli ottimi gelati, ma adesso il gelato non ce va. Però posto specializzato anche in specialty coffees. Ne ho preso uno monovarietale dal Guatemala con sentori di mela e caramello. Ora, come voi sapete, il mio palato è talmente sopraffino che sicuramente saprò dirvi quello che già sapete. Aspettate un secondo. È buono.
Comunque, a parte gli scherzi, madonna quanto è buono sto caffè. Tostatura molto leggera, si sente l'acidità. Un'altra cosa che abbiamo imparato recentemente è che una delle prime caratteristiche del caffè dovrebbe essere l'acidità, non l'amaro. Il mio invece è uno specialty blend. Dovrei sentire cioccolato e frutta secca. Senti quanto è buono. Cosa qui si chiama domodossola, potresti usare un tono più alto. Un come le bon. Non credo come sia, si dice? Sia ossolano. Scusate, ossolani, mi dite come si dice quando è buono? Scriveteci nei commenti. Giusto per rimanere in tema con la serie, ma lo sapete che se andate su Wikipedia e cercate bene nella pagina dedicata a Domodossola, c'è proprio scritto che nella cultura di massa Domodossola è famosa perché Mike Buongiorno diceva "Tiri Domodossola". Qualcuno l'ha messo su Wikipedia, genio! A proposito, noi oggi non abbiamo tempo, ma se siete nei paraggi e se vi interessa questo tipo di cose, andate a visitare il Sacro Monte Calvario, un complesso religioso qualche minuto fuori Domodossola che è patrimonio dell'umanità. E adesso, prima di andare a pranzo, vi portiamo a scoprire una chicca davvero particolare. Abbiamo fatto 7 km di macchina, però in realtà sono 2 km in linea d'aria, perché Domodossola è lì. Oggi vi parliamo di idromele e ve lo spieghiamo insieme a Simona. Buongiorno, Fudisia, ben arrivati. Simona ha aperto un'azienda che si chiama Alveare Ossolano. Partiamo subito dall'aspetto centrale, perché tanti pensano che l'idromele sia base di succo di mela. E invece no, quello è il sidro. Con il miele invece si realizza l'idromele. E qui in Valdossola abbiamo deciso di recuperare io e mio marito questa antichissima tradizione, perché in realtà l'idromele in posti di montagna come questo si è sempre prodotto molto prima della birra, molto prima del vino, in queste zone sicuramente quando c'erano i Celti, e poi quando sono arrivati i Romani che hanno conquistato tutto il nord Italia hanno scoperto questa bevanda che i Celti già consumavano da tempo. Il nome italiano idromele è stato proprio dato dagli antichi Romani. Idro come acqua, ovviamente, che è l'altro ingrediente principale, e dal latino mel, melis. Da qui deriva il bisticcio, per cui idromele, vado a pensare che sia un prodotto a base di mela. Se già con questo episodio arriviamo al risultato che un sacco di italiani sanno cos'è l'idromele, ma siamo già contenti. Già contenti. Perché poi in Italia oggi non è conosciuto, esatto, l'idromele? Perché l'idromele era la bevanda appunto delle religioni pagane. Ah. Quindi il druido durante le celebrazioni beveva l'idromele, tasso alcolico molto alto, e poi divinava. Ho le visioni! Esatto, aveva le visioni. Quando poi i monaci hanno iniziato a coltivare la vigna, il vino è diventata la bevanda ufficiale della religione cattolica, esatto, mentre l'idromele è rimasto legato alle religioni pagane. Per cui va da sé che in un paese molto cattolico come l'Italia, culturalmente nei secoli si è andata perdendo questa tradizione, mentre invece è rimasta molto nei paesi del nord Europa e anche nei paesi dell'est. Lì è molto più conosciuto, molto più diffuso. Infatti bella la nostra conoscenza dell'idromele deriva dal fatto che abbiamo viaggiato nei paesi del nord, esatto, e nei paesi dell'est Europa. Sì. In Italia non era mai capitato sinora, sì, di assaggiarlo, vero? In Italia siamo veramente pochi che lo produciamo, e ancora di meno le aziende che producono il miele e dal miele nello stesso stabilimento realizzano l'idromele. Posso confermare che a occhio, ecco, le signore sono lì. Dicevo una piccola parte. Ma siccome io non ci credo che questa bevanda è fatta di vero miele, devo andare a vedere da vicino. Oh, non sono mai stato così bello. È vero, vero. Vero? Vola, 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 vola. Controllato, confermo che sono felici, c'è un ronzio felice. Bene, come lo facciamo questo idromele? È un prodotto di solito molto alcolico, 15-16 gradi, tendenzialmente molto dolce. La nostra scommessa è stata diversa, perché abbiamo detto per fare un idromele dolce serve un miele dolce, ma qui abbiamo piuttosto tiglio, abbiamo castagno, il castagno ha una nota legnosa, amara. Cambiamo, facciamo un idromele secco e lo facciamo pure frizzante.
Che figata! E questa è stata la scommessa. Si fa a base d'acqua, si mette un po' di miele. Si mette tanto miele, diciamo che le proporzioni sono più o meno 2/3 acqua e 1/3 miele. Poi si mescola, come si faceva nell'antichità. Quindi una prima fermentazione in botte d'acciaio che dura circa un mesetto, con già un'aggiunta di lieviti da champagne. E una seconda rifermentazione in bottiglia, quindi al momento di imbottigliare, aggiungo ancora un pochettino di miele e aggiungo ancora un pochino di lieviti. Quello che realizziamo è un idromele sui 10 gradi. Noi facciamo una piccola produzione in realtà, perché l'azienda comunque è un'azienda familiare, poi ovviamente dipende molto anche dalla produzione di miele. Sì. Non è che le puoi forzare le api. No, cioè quello che riescono a fare qua fanno qua. Io non faccio nomadismo, quindi non porto le mie api in altri posti, perché è dimostrato scientificamente che si stressano. Quindi direi, se avete voglia, No, lo assaggiamo insieme. No, lui non ama assaggiare. Come sanno quelli che ci seguono, a noi piace filmare solo la teoria e poi ci rimettiamo in macchina. Grazie. Perfetto. Signore, posso servirvi? Grazie volentieri. Oddio, il profumo da qua si sente. Ecco, il profumo senti proprio che è come aprire un vasetto di miele. Porca miseria, è vero. Salute. È una bomba. E vedi che senti prima la nota fresca che è il miele di Tiglio. Poi in fondo ti arriva la nota amaricante, che è quella del miele di castagno. La nota finale è proprio quella che ti pulisce la bocca e che ci suggerisce che dobbiamo mangiare qualche cosa insieme. Esatto. Io mi sono fatto mezzo sorso, ho già fame. Quindi la cosa è pericolosissima sta bevanda. E poi è buona, è pulita poi in bocca. È uno spettacolo. State bevendo il miele senza lo zuccherino del miele. Miele e formaggio insieme e lì idromele è la morte sua. Come dicevano i romani, mors tua idromele meo. Idromele meo. Domanda a $1,000,000. Ti manca il lavoro in banca? Mai. Mi sembra di vederti molto felice quando parli di questo lavoro. Me lo dicono tutti i miei ex colleghi. Sono molto contenta di aver fatto questa scelta. Si vede. È una scelta di vita. Poi è logico che non c'è più lo stipendio fisso di 27 del mese e tante altre cose. Però il gioco vale assolutamente la candela, più tempo anche per la famiglia, mi organizzo io. In realtà lavoro di più adesso di prima. È verissimo. Come questa cosa, lavorare per se stessi, sì, si lavora di più, soprattutto se ami quello che fai, non smetti mai. Guardate dove stiamo assaggiando. Arnie, lavanda, montagna con il verde, montagna con la neve. Questo è il loro ufficio. Questo è il mio ufficio. Hai detto proprio così. Noi ci siamo divertiti tantissimo a scoprire il mondo dell'idromele. Sono sicuro che almeno uno di voi non sapeva che l'idromele non si fa con le mele. Quindi se abbiamo insegnato questa cosa a una persona, abbiamo già raggiunto lo scopo del canale. E in più abbiamo scoperto una produttrice tosta che fa un prodotto ragionato, legato al territorio. E soprattutto, alla fine, tutte le chiacchiere potrebbero essere solo marketing, se non fosse che poi il prodotto è buono. Se volete un po' di idromele dell'Alveare Ossolano, scrivete una mail, contattatela su Instagram, su Facebook, vi lasciamo tutti i link in descrizione. Grazie mille Simo. Grazie mille Fabrizio Alessi. E ora andiamo a fare un pranzetto detox qui a pochi metri. Siamo al Divin Porcello, il cui nome è già tutto un programma, e siamo a Masera, a 6-7 km da Domodossola. Il posto in sé per sé è una figata pazzesca, sia dall'esterno che all'interno. Ci hanno fatto fare un giro e abbiamo visto delle sale bellissime, dove ci è venuta proprio voglia di neve, e immagino la cosa di rinfreschi, visto che credo stiate vedendo questo video verso luglio. Poi c'è una sala di affinamento formaggi, una sala di stagionatura per i salumi che fanno loro, vino dovunque, c'è una cantina ben fornita, insomma un posto che da vedere è bellissimo. Dall'odore dell'antipasto che ci è arrivato, io credo che sia anche buonissimo. Giardiniera, le montese con le verdure fatte in casa. I salumi abbiamo il jambù di Masera, che sarebbe il nostro prosciutto crudo, la pancetta col cuore di filetto di maiale all'interno, il lumbare lard, che sarebbe dove finisce la lonza, dove inizia il lardo e il maiale. Poi abbiamo la brisaola ossolana, poi abbiamo il nostro lardo, la mortadella ossolana, stesso impasto del salame, solamente che in aggiunta c'è una piccola percentuale di fegato e fatto col vin brûlé. Salame nostrano, il filetto di maiale e la coppa. Questo qui è il pane con l'uvette, tipico di Coimo, crescenzino. Il lardo è buono qui? È buono qui. È buono qui.
Io invece, che sono il fitness della coppia, vado di tonno. Tonno di maiale. Il tonno di maiale. Sai che abbiamo filato di maiale, che abbiamo fatto bollire diverse ore insieme a spezie, aromi misti, lasciato riposare, sfilacciato a mano e condito dell'olio. Da qualche parte abbiamo assaggiato il tonno di coniglio, ti ricordi? Adesso non mi ricordo. Se sapete dove si fa il tonno di coniglio, ricordatecelo nei commenti, perché sicuramente l'abbiamo assaggiato. In ogni caso, a quanto pare si usa in giro per l'Italia a chiamare tonno una preparazione che fa sembrare la carne simile al tonno in scatola, praticamente. È buonissimo. Potresti mangiare una pagnotta intera spalmata di questo. Oh, sono arrivati gli gnocchi. Sono gnocchi all'ossolana. In realtà una ricetta abbastanza recente, perché è degli anni 80. Scusa, non è per traumatizzarti, ma anni 80 sembra poco. Ma sono 40 anni. Sono 40 e passati. Il che significa che noi siamo vintage. Siamo. Gli gnocchi all'ossolana ci sono farina di castagne e zucca, conditi con un fondo di manzo e una salsa di formaggio fuso. Sono buoni verso buoni, mamma mia. Gli gnocchi sono morbidissimi e il contrasto del dolce, della castagna, della zucca con questo fondo, che body che fa. Tanta roba, tanta roba. Vi faccio vedere un altro piatto tipico di questa zona. Allora, per essere proprio precisi fino al millimetro, perché sappiamo che in Italia il campanilismo raggiunge dei livelli stratosferici, questo piatto è un piatto tipico di Masera, cioè di qua. Siamo solo a 7 km da Domodossola. Ma noi vi capiamo, perché in Abruzzo è la stessa cosa, ogni paese c'è la cosa sua. Comunque lo mettiamo a buon ragione nell'episodio di Domodossola, perché siamo qua, se vede Domodossola, se salgo sulla collina, occhio, la vedo. È un piatto deco, denominazione comunale. Mi perdoneranno gli ossolani per la pronuncia, ma questa dovrebbe essere pasta e bajan rostigli, se non l'ho detto bene. Mi corrigerete? Sono delle specie di mafaldine condite con fagioli piattoni locali, quindi una specie di taccole, pasta di salamino, il tutto cosparso di toma ossolana grattugiata e poi messo in forno a gratinare. A me mi verrebbe di prendere il triangolo e mangiarlo tipo pizza, però Ale mi sta facendo delle facce molto brutte dietro la telecamera, quindi non lo farò. Che ve ne pare? Questo è un piatto per il quale tornerei, perché è veramente buono. Croccantino, quel leggero erbaceo dei fagiolini che vengono messi giusto per farvi sentire meno in colpa. Pasta di salame, che dove metti la pasta di salame tutto è più bello. E la gratinatura di toma vi fa quella crosticina che vi fa sognare. Buono, buono. E tutto ciò innaffiato dal Prunet, un vino locale 100% nebbiolo, poesia. Non ci crederete, ma anche noi abbiamo un fondo. E quindi a mano in cuore schippiamo il secondo, che è la laucera del divin porcello. Vi portano una pietra ollare con delle fettine sottilissime di lonza e filetto di maiale e ve le cuocete da soli. Schippiamo, però lo facciamo molto a malincuore. E quindi, caro, io passerei al dolce. E io direi che come dolce assaggiamo il formaggio. La bocca non è stracca, se non sa de vaca. Il Betelmatt è il formaggio forse più tipico di queste parti, della Val d'Ossola. È un formaggio vaccino, quello originale dovrebbe essere di vacche di razza bruna italiana. È un formaggio a pasta semicotta, pressata. La stagionatura minima è un paio di mesi, ma come vedete arriviamo qui anche al 2018. Questo è uno dei pochi posti qua attorno dove potete fare una verticale di Betelmatt guardando questo piatto, e si capisce proprio visivamente come il formaggio sia una cosa viva. Il formaggio invecchia come le persone, anche meglio di certe persone, come potete vedere, e cambia. Quindi la cosa interessante sarà vedere lo stesso formaggio, sempre latte di mucca, come si evolve dal 2023 al 2018, andando indietro. 2023, quando è così giovane, è bello morbido, consistenza non dico cremosa ma quasi in bocca, e ci sono tutti i sentori delle erbe che mangiano le mucche, quindi sentori erbacei, floreali, anche qualcosa di noce, di frutta secca che mi aspetto si accentui se ci spostiamo nell'anno precedente. La consistenza cambia completamente, si indurisce, ma è ancora un po' elastico, e come immaginavo, se ne vanno i sentori floreali arrivano quelli più strong. Vediamo che succede l'anno prima. A questo stadio diventa molto più forte il sapore, sembra quasi un pecorino, ha quella forza lì, ma ovviamente non ha il sapore. Non salite ora. Andiamo ancora più indietro nel tempo. Questo addirittura si scheggia in mano 2020 o 19. Consistenza qui è quasi gessosa, e qua compaiono delle note quasi di bosco, di fungo. Qui umami a mille, mi immagino che l'umami sarà top nell'ultimo, cioè in questo qua che è del 2018. Molto umami, molto sapido, è duro al morso, ma poi in realtà si scioglie in bocca. E la cosa fantastica è che sono 5 evoluzioni dello stesso formaggio, fatto con lo stesso latte, con le stesse mucche. Oh, eccoci qua. Dovete sapere, ragazzi, che non abbiamo pagato. Non lo sapevamo, ovviamente.
ovviamente hanno voluto offrirci il pranzo e noi abbiamo insistito fino alla morte perché a noi ci piace pagare. Non è stato il caso di convincerli, grazie allo staff del Divin Porcello per questo regalo, il che fa sì che non vi sappiamo dire esattamente quanto si paga. Mi ricordo tipo che i primi costavano attorno ai 13 euro. Il filetto di maiale sulla pietrollare costa 22 euro, più di questo non mi ricordo. Consigliato, e dopo aver assaggiato dell'ottima pasticceria, dopo avervi fatto fare un giro in un centro storico veramente bello, un gioiellino, con un caffè tra l'altro molto interessante, è vero, dopo avervi fatto scoprire le meraviglie dell'idromele e dopo avervi fatto scoprire questa meraviglia che è il Divin Porcello, io direi che sicuramente non abbiamo fatto un quadro esaustivo di tutto quello che c'è da vedere a Domodossola e dintorni, ma però se siamo magnati tutta Domodossola, quindi voglio questo, dire più di questo non si può fare. Vi lasciamo orfani della cena perché stiamo andando adesso in quel di San Fermo della Battaglia, provincia di Como, al ristorante Habitat, che voi avete già visto se i miei conti non sono errati, ma queste sono le meraviglie di YouTube. Speriamo che vi sia piaciuta questa di Domodossola, ci vediamo per la E di Empoli e per tante altre cose, perché lo sapete che ci sono due o tre serie che vanno avanti in parallelo. Io direi che vi possiamo salutare, ricordare i social, di mettere like, campanella, cose varie. Ciao ciao ragazzi.